Salve a tutti amici telespettatori e benvenuti a questa nuova partita qui Cina Caressa e Vale Sbergomi. Eccoci qua ritornati su questa partita di Football Ultimate Team, la finale del torneo, ragazzi, Alci Cina contro Pro Sconosciuto. Ed ecco qui subito che partiamo con la partita, appunto. Partiamo con la partita, c'è Boateng con il pallone, ancora Błażejkowski, non arriva, c'è Luis Gustavo, attenzione, si riparte con Alaba. Ma cosa sto dicendo? Attenzione però, Adler fa sua la palla e esce dall'area, rischia molto. Attenzione, smarcato Neymar ma non riesce. Błażejkowski è già su, Błażejkowski, ed è l'1-0, Alcicina in vantaggio, Alcicina in vantaggio, prega Błażejkowski. Cosa ne pensi di questo gol? È un gran gol, vediamo i tifosi che esultano, il portiere sconcertato, non sa ancora cosa è successo. Bella storia. Non sanno ancora che cosa sia successo. Attenzione però, Dani Alves subito riparte. Pepe pelato, Iniesta per Iniesta. Attenzione, Isco, ma ruba palla a Cicina subito al contrattacco con Boateng, Kevin Prince, ma rubano palla, attenzione. È morto Cina. No, devi parlare un po' te anche, Valens Bergomi. Gundogan con il pallone, attenzione al passaggio per Błażejkowski, non arriva, c'è Pepe a difendere che passa indietro per Casillas, Iker Casillas a rinvio, ma c'è fuori gioco di Neymar. Neymar, attenzione, impreca contro i Gesù, diciamo dall'alto, ma Alaba si fa subito avanti, però purtroppo la palla è inculcata. Beppe, vedo un ottimo fraseggio tra le due squadre, come vediamo bene, si vede davvero che... Ma andiamo subito dalle panchine... Ecco appunto, andiamo subito alle panchine dove praticamente Valens Bergomi è situato. E cosa ci puoi dire? Che aria tira? Eh sì Fabio, siamo qui alla panchina, abbiamo vicino i giocatori della Cicina, abbiamo... chi sono i giocatori, quelli della seconda squadra? Quelli della seconda squadra sono i cinesi. Ah, abbiamo Thiago Costa, abbiamo Maicon, dici qualcosa. Bella partita. Leccami. Eccolo, allora niente, abbiamo interrotto la linea perché purtroppo Maicon stava facendo le paste. Attenzione però, subito il contrattacco del Pro Club Sconosciuto, che non si sa chi sia. Ma attenzione, a Cicina, Elia Altoni. Elia non va. Purtroppo Aubameyang tira addosso a Elia, quindi diciamo che lo insulta il suo ragazzo. Però attenzione, Gundogan, riparte Błażejkowski, ma Luis Gustavo riprende il pallone. C'è Valens Bergomi che sta ridendo come un porco, o come si suol dire, come diceva prima Maicon, anzi lo dice adesso, come un puerco. Vabbè, comunque riparte Elia. Casillas a bloccare il pallone, si tuffa a terra per non rischiare, riparte Dani Alves subito con Elia che lo pressa. Xavi, passaggio errato per Kevin Prince Boateng, ancora Iero Elia, non riesce, ma c'è Diego Costa che riparte, ancora la squadra brasiliana avversaria riparte. Ecco, passiamo un attimo la linea, che praticamente Valens Bergomi è un po' annoiato da questa partita. Passiamo la linea un attimo al nostro inviato speciale, ovvero quello del Circo du Brasil, o du Bras, come si suol dire, Sveregun. Sì, certo! È una partita! Una partita molto sconcertante! Siamo qui con insieme a Beppe Cina. Sì, Fabio, una splendida partita di uno splendido anno, e non so che dire, uno splendido anno veramente. Un'ottima partita, un finale splendido. Passo la parola. Sì, dobbiamo dire a tutti gli amici telespettatori che questa qui è la finale per i 3500 crediti su FIFA Ultimate Team e un pacchetto d'oro, ragazzi. Quindi stiamo attenti a quello che potrà succedere in questa partita. Intanto siamo 1-0 per la Cicina, come vediamo. Aubameyang. Attenzione, Aubameyang, cade, sarebbe fischia. Fallo, però il portiere purtroppo non fischia.
Dante, ancora il passaggio per Boateng che non arriva, c'è Diego Costa, passaggio indietro, Xavi, tutto di prima, come gioca questa squadra? Attenzione a Neymar Junior da Silva. Eh no, è Neymar. Isco tenta il tiro, ma va fuori dalla portata del tiro del portiere. Ma attenzione, c'è una voce fuori campo, ovvero la Memi. No, no, c'è la Memi fuori. Che stiamo a far troppo casino. Però finisce il primo tempo, un primo tempo molto che vede le due squadre molto... Sì, stanno attaccando molto tutte e due, ma si vede molto la superiorità dell'AC Cina, che ha fatto molti più tiri. Siamo su 7 tiri per l'AC Cina e 6 in porta, quindi diciamo che si sta meritando il vantaggio. Si sta meritando il vantaggio, quindi Błaszczykowski subito verso Aubameyang. Aubameyang non si accentra, però fa un cross. Attenzione, ma Elie Alton non va. Isco. Ancora Diego Costa non arriva, cioè Gundogan neanche lui arriva, riparte ancora con Isco il passaggio. Attenzione, attenzione, posta. contropiede. Non va. Non va, va, massimo affanculo, si riparte subito. Si riparte subito con una rimessa laterale e Błaszczykowski subito. Valez, diciamo che questa partita Błaszczykowski è stato molto presente. Sì, diciamo di sì, sta sfruttando le palle. Tiro al volo, attenzione. Non sfrutta pieno la sua potenzialità del calcio di sinistro, però fa niente. È destro. Fa niente. Dani Alves con il pallone, Dani Alves, il terzino più forte del mondo, attenzione, ma riparte ancora Yero Elia, il passaggio per Aubameyang. Aubameyang spinge molto, non riesce, c'è Iniesta. Dobbiamo dire una cosa molto importante agli amici telespettatori, questa partita sarà, diciamo, streamata, anzi caricata successivamente dal canale del Cina in anteprima, perché Sky non ha pagato abbastanza, invece il Cina ha pagato tantissimo e quindi in pratica sarà caricata. Scusate ragazzi, ma sta facendo le slogate. Comunque sarà caricata dal canale del Cina in anteprima esclusiva. Ovviamente ci ha pagato tantissimo, ma non va neanche questo. Non va. E quindi la Cicina si rimane in vantaggio e siamo al 57esimo. Impressioni sulla partita, Valez Bergomi? Direi che questo risultato non si sta sbloccando per la squadra avversaria, sembra che non riesce a spingere più di tanto. Vediamo la Cicina che sta respingendo molte azioni avversarie, ma attenzione a Diego Costa, il tiro esce fuori di pochissimo. Di pochissimo alla sinistra del palo. Molto. Novità ragazzi, ci sono giunte delle novità, sappiamo che appunto questa partita è stata registrata su PlayStation 4, però senza l'ausilio dello splitter, infatti si vede un po' la qualità, che però diciamo che a parte tutto 40 euro di splitter non ne valgono la pena e il Cina lo sa. E cosa possiamo dire? Perché Cina ha detto questa cosa della qualità? Può darsi anche che nessuno se ne accorgeva, vabbè, niente da fare. Fa niente, fa niente. Błaszczykowski. Per far capire appunto che lì Altoni è grosso. E lì... di Alba. Andrei ci stiamo divertendo in questa telecronaca, ragazzi. Non era mai successo da quando non avevo commentato con Pippo Inzaghi la partita del secolo. Spigne. Dante, Adler, rinvio. Potentissimo per Boateng. Se si riparte. Sempre i lancioni da parte della Cicina. Io ormai è il suo modo di giocare. È il suo modo di giocare, Elia. Elia, Błaszczykowski è partito. Błaszczykowski! E sbaglia tutto. Respinta clamorosa del portiere che manda a fondo in tribuna centrale. Non vanno. Ma possibile contropiede per la squadra Pro Club Statistica? Iniesta per Neymar che vediamo non sta giocando, proprio non è in forma in questa partita. Sì, vediamo proprio la difesa non gli lascia spazi a Neymar, non riesce a attaccare nel modo in cui voleva prima di cominciare questa partita. Non si doveva aspettare neanche lui di trovare una muraglia cinese. Attenzione però subito a Aubameyang non va, Aubameyang, Aubameyang intorno. C'è a il due. Fallo, punizione fallo, per la Cina. Fallo statistico. Batterà metri. Luiz Gustavo? No, batterà Błaszczykowski. Attenzione, Błaszczykowski sulla palla. Vediamo
la barriera si sposta, potete. Anzi, Boateng sul pallone, non si sa come mai la Cicina ha sfruttato Prince. Questa statistica. Non va. Il portiere para, era un pallone un po' delicato, il portiere è riuscito a prendere. Era, senza era un pallone profumato, però Neymar non si è fatto sentire, quindi Neymar, una smarcato finta. Neymar non c'è, però il portiere Adler butta sul fondo. Quindi passiamo la parola ai nostri esperti di Cina Channel per ulteriori informazioni sulle statistiche di questa partita. Cosa ci puoi dire? Salve Cina, sono qui in studio Cina Channel e stiamo vedendo la partita e stiamo andando molto bene. Speriamo che, non, che finisca così, vogliamo questa coppa, ce l'abbiamo in pugno, dai! Attenzione, quindi dagli studi di Roma, direttamente da Roma, l'inviato Sandrito Pedron che stava per fare gol Neymar, attenzione, gol profumato. Non vediamo però la squadra della Cicina, le riserve della Cicina che sono lì a cazzeggiare nella panchina, ovvero c'è anche Pato. Pato vede Barbara Berlusconi, attenzione, attenzione, stanno per baciarsi, però non lo fanno. Quindi ragazzi, Isco, Diego Costa si fa avanti, Dani Alves non va, fa un passaggio errato verso la porta avversaria. Bacikowski non immaginava di prendere il pallone, lo stava scagliando fuori. Scagliando proprio, come i pesci. Sì, Iniesta. Con il pallone, Neymar. Passaggio Neymar. Filtrante che però filtra sul fondo. E non quindi è da niente un passaggio del genere. Quindi ci sarà una rimessa dal fondo. Tanto Adler è pronto alla battuta. Si è bloccato il video intanto. Si è bloccato il video, problemi tecnici. Si sta buggando tutto all'86esimo. Sta laggando come la merda. Scusateci, problemi tecnici. Non lasciate questo video ragazzi. Purtroppo abbiamo delle interferenze. Non vi preoccupate. Attenzione a Neymar, Diego Costa, Iniesta. E fuori gioco. Fuori gioco violentissimo. Scusate per l'interferenza, ma c'è stato un UFO sull'Allianz Arena, quindi sì. Lachikovsky non ci arriva però. Come siamo dire, novantesimo, la Cicina sta dominando, è stata una partita molto combattuta questa. La Cicina che ha subito moltissime, diciamo, sconfitte da qui a questa parte, però in questa finale non si è dato per vinto e quindi è riuscito ad agguantarsi la vittoria. Dai, vediamo un po' come andrà a finire. Godin subito a spazzare in avanti perché vogliono anche loro il come pareggio Godin. Andare supplementari, ma vediamo Bracikowski sulla fascia. Si accentra Bracikowski, c'è... Non ce la fa, Iniesta si riparte, Neymar. Passaggio indietro, sbaglia, attenzione. Kevin Prince! Sbaglia di pochissimo. Il pubblico che esulta. Ormai sta finendo la partita, ragazzi. È finita, è quasi finita. È finita! E vincono la Coppa delle Case. Campioni del mondo! Non è vero! Campioni del mondo! A Cicina contro Prostatistica, non è neanche l'Allianz Arena, ma è Prostatics. Qui da Prostatics è tutto, ragazzi. Quindi spero che vi sia piaciuta questa telecronaca un po' azzardata. Ci hanno messo qui all'ultimo secondo, pagandoci una miseria, ovviamente peggio dei cinesi. Vero, Valez Bergomi? Non so che dire, veramente. Ma vediamo un attimo che A Cicina ha vinto 3500 crediti più un pacchetto. Andremo a vedere appunto il pack opening di questo pacchetto d'oro. Vediamo un po'. Che speriamo di trovare Messi nero. Non è che Ciro. Messi nero, attenzione. Speriamo che il PS4 Network abbia registrato lo scarto di questo pacchetto. Speriamo incredibile, sì. Incredibilmente. Messi nero, gira la palla. Messi nero, Moreno. Ore, che confusione. Sara, perché tifiamo? Vabbè, ragazzi, quindi da Cina Caressa e Valez Bergomi è tutto. A voi studio ragazzi, ci risentiamo per il prossimo episodio. Bella ragazzi. Bella.